Ciao, buon giorno a te, te che mi segui, difatti non mi segui, ma guardando i miei video segui te stesso, non seguire nessuno. Un giorno seguivamo qualcuno, poi abbiamo seguito noi stessi e poi ad un certo momento abbiamo iniziato a seguire la vita, a quello che ci insegna, a quello che ci propone come esperienza ogni giorno. Per me non c'è più il bene, il male, è andata bene, è andata male, come stai? Me ne frego un po' di tutte queste definizioni. So quello che devo fare, so quello che farò fra po', so quello che sto facendo adesso. So perché lo faccio sicuramente perché sento di farlo, lo faccio anche perché ho deciso di fare questo challenge di un anno, un video al giorno. So che c'è qualcuno di voi che mi segue, che a volte questi video gli fanno del bene, lo fanno riflettere, adottano qualche indicazione che condivido qui. Lo faccio perché. Perché fai quello che fai? Lo fai perché è la cosa giusta che se ti sembra di dover fare. Domani farai forse qualcosa d'altro. Domani, la giornata come andrà domani? Ma la giornata andrà al di là del bene e del male. Sarà una giornata, dei momenti alti, altri più bassi. Soddisfazioni, soddisfazioni. Togliti quelle frustrazioni, lascia andare, non prendere le cose di petto. Cosa serve stare lì a prendertela? Soprattutto se si tratta di una situazione che concerne qualcun d'altro. Va bene, le cose sono andate così, ma domandati perché questa situazione ti ha dato fastidio. Che cosa ha richiamato in te? Penserai mica che quello che vivi oggi è la causa di quello che hai vissuto oggi. Quello che vivi oggi si è creato nel passato. E a furia di ripetere certi tuoi atteggiamenti e reazioni, beh, sei arrivato a creare sempre più situazioni di un certo tipo perché hai sempre reagito a quelle situazioni della stessa maniera. Allora inizia a reagire, agire da re in un altro modo. All'inizio la frustrazione ci sarà ancora, poi piano piano queste situazioni non ti toccano più. Certo, ognuno farà poi quei lavori su di sé che sente che sono necessari. Agire su una variabile non cambia sicuramente da solo una situazione. Bisogna lavorare a 360 gradi. Avevo fatto un video, si chiama Approccio Olistico, che metto poi in sovraimpressione alla fine del video. Boh, l'hanno guardato in pochi. Beh, siamo sicuramente in pochi che comprendono che è tutto collegato. Cuore, mente, anima, corpo, tendini, muscoli, sistema nervoso, centri energetici, qualsiasi cosa che ci compone è un pezzo di una grande macchina. Piano piano impariamo a riordinare questa macchina, a farla funzionare meglio. La portiamo da quel garagista, da quel carrozziere, da quel centro di lavaggio. La puliamo, la mettiamo in ordine e poi questa macchina, anche se non ha più 20 anni, ne ha 40 o 60, paradossalmente lavorerà
funzionerà meglio di quando aveva 20 anni. Sì, a livello esterno, un po' la vita ti segna. Va bene, c'è il sole, ci sono le intemperie, ci sono le cadute. Ma questo è parte del gioco. Ricomincia a giocare, gioca il gioco che ti piace. Divertiti, prendi quella decisione, prendi quella buona abitudine, mettiti in discussione, domandati a volte se è giusto nutrirti di quell'animale che di per sé ha un'anima, ha una famiglia e spesso viene allontanato dalla sua famiglia. Viene ammazzato e spesso ancora nel dolore. Non ti dico che devi essere vegano. Io non sarò mai vegano, non sarò mai vegetariano. Sarò quello che mangio. Sono un percorso fatto di nuove consapevolezze che forgiano l'essere e lo portano a cambiare abitudini. Ma sicuramente ogni tanto domandiamoci quello che stiamo facendo, dove stiamo andando, se è ancora la nostra strada o se continuiamo a girare in cerchio e ricominciamo sempre dal stesso punto. Senza un'elevazione. Nonché questo potenziale non era già dentro di te, è già lì, semplicemente è assopito, è stato condizionato, è stato bloccato. Poi con le esperienze metti in discussione tante cose, cerchi di semplificare. Certamente quello che fai ti deve fare stare bene. Ci sono delle sostanze che sono proibite, sono illegali, allora tutte le rispettano, ma perché altre sono legali, allora tutte le consumano, pensando che non nuociono. Mentre nella realtà ci sono delle cose proibite che fanno del bene. E altre che sono libere che fanno del male. Ma al di là del bene e del male, ci sei tu, fai la tua scelta, fai dei tentativi. Tanti medici lavorano a tentativi, provano quella crema, quella pastiglia e poi passano 7 giorni e la persona è guarita, chissà per cosa è guarita. Potrei parlarti per ore e ore, come lo sai a me piace parlare. Oggi saluto Quirico. Ciao Quirico, che da lassù ci puoi guardare tutti e illuminare quella tua energia che donavi agli altri con la prano terapia. Ho incontrato Quirico qualche anno fa, lui che se n'è andato da qualche anno.
Oggi vorrei andare a trovarlo e parlare con lui, perché per me aveva sempre delle belle parole e poi mi dava una grande energia nei suoi trattamenti di pranoterapia. Chissà che è un segnale per qualcuno di voi e anche per me. Ricordiamole quelle persone che ci hanno dato molto, perché da lassù loro ci parlano. Come erano amici qua, come erano preziosi qua, lo sono anche là, nell'altra dimensione. Perché in realtà non c'è separazione. Allora, stai serena, stai sereno. Ti manca una persona, ma lei non se n'è andata. Semplicemente che in questa epoca, per lo più per la maggior parte di noi, ci è difficile sentirli o vederli. Ma un giorno si tornerà a splendere di grande energia e potremo attraversare di nuovo le dimensioni, gli spazi, il tempo. Sono un'illusione. Allora, coltiva la tua intenzione. E lascia stare le illusioni. Questi sono giochi di piccoli maghetti, di piccoli maghi, di grandi chiese, di grandi religioni. Ma noi siamo fatti di certezze, non di dubbi. Ascolta il tuo sentito quando ti emozioni. C'è molto da imparare lì. Mi domando perché le persone producono della pasta senza glutine quando potrebbero semplicemente mangiare della pasta, non mangiarla quella pasta. La stessa cosa con il formaggio vegano. E chissà un giorno sarà anche con il macinato vegano. Cresce ogni giorno la consapevolezza degli esseri umani, di quelli che sono umani. Gli altri rimarranno così e sono la maggioranza. Si ricomincerà dal piccolo, dalla terra, dalla pianta, dalla frutta, dai semi, di vita, dall'inizio. Sono un percorso, è un corso per vivere, è un corso probabilmente. Doveva essere molto semplice, ma ce lo siamo complicati. Ma quando realizzi
che in verità è semplice, perché ti basta cambiare alcune abitudini, iniziando dal mangiare semplice. Perché mangiare 50 ingredienti in un menù? Perché mangiare 3 volte al giorno? Perché non mangiare 6 volte al giorno? Un monopasto, quell'alimento, due alimenti allo stesso tempo, tre, una cipolla, un pomodoro, dell'aglio, fanno già tre. Dell'olio fanno 4, la pasta fanno 5. Vedi, sono già 5 ingredienti per fare un piatto di pasta. Poi c'è chi ci aggiunge del grattugiato, fanno 6, le spezie non le contiamo. Però, torniamo al semplice, rendiamo le cose più semplici. Diciamo quello che dobbiamo dire, alziamo i toni quando è necessario. Ma poi lascia andare, lascia andare. Io ho imparato questo. Legarsi le cose al dito, forzarsi di cambiare un'abitudine. Prendere le cose in modo personale. Non mi sembra che sia la più grande cosa da fare. Alla fine non ti dà niente di bene. C'è un libro molto bello, si intitola I 4 accordi Toltechi. Di Don Miguel Ruiz, i 4 accordi toltechi di Don Miguel Ruiz. Per chi ne ha ancora bisogno. Il primo dice di questi accordi: sii impeccabile con le tue parole. Un invito a essere consapevoli dell'impatto che le nostre parole hanno su di noi e sugli altri. Come dicevo, ogni cosa che facciamo ha una ridondanza nel mondo. Secondo accordo, non prendere nulla in modo personale. Terzo accordo, non supporre di nulla. Quarto accordo, fai sempre del tuo meglio. Sono 4 punti interessanti sicuramente. Sono sufficienti? Non c'è niente di sufficiente. È tutto meraviglioso. Punta in alto, punta dove il cielo è blu, dove le stelle sono alte nel cielo. Quel cielo che simbolizza le altre dimensioni, gli altri mondi, un passaggio, un varco. Per oggi mi fermo qui, buona giornata a te, un abbraccio. Mi piace, mi sono iscritto al canale. Ecco, è il momento di chiudere la diretta. Un abbraccio, ciao.